Dottore Riccardo Castro, presidente del SEUS 118 della Regione Sicilia, è riuscito a organizzare con tutti i suoi collaboratori un convegno di caratura nazionale per festeggiare i 32 anni del servizio 118. Ecco, è un momento importante per la vostra attività, un momento non solo celebrativo ma anche di confronto con molte regioni italiane che stanno intervenendo con rappresentanti di grande livello. Assolutamente, oggi il convegno 118 prospettive del sistema emergenziale, il primo convegno 118 prospettive del sistema emergenziale, è un momento che noi abbiamo voluto creare di confronto, di dibattito, di riflessione fra i vari attori del sistema emergenza-urgenza 118 della nostra Italia. Lo faremo con esponenti autorevoli delle principali società medico-scientifiche nazionali che gravitano nel mondo dell'emergenza urgenza e poi perché no anche promuovere, divulgare quella che è la sensibilizzazione sulla gestione delle emergenze sanitarie extra ospedaliere in Sicilia, l'attività del numero unico di emergenza, e lo faremo in un momento particolare che è quello del ormai passato trascorso proprio ieri il 27 marzo, oggi siamo 28, il giorno dopo, dove ricorrono i 32 anni dall'istituzione allora dell'ex Presidente della Repubblica Cossiga del servizio 118. Il servizio 118 è sempre in movimento, non ci si ferma mai, infatti i dati di intervento sono in costante crescita. Assolutamente, il 118 non si ferma mai, il servizio 118 non si ferma mai, nel 2023 ci sono oltre 426.000 interventi che mostra un assetto di squadra che va dall'assessorato regionale della salute alla SEUS 118, quindi tutti gli autisti soccorritori presenti al servizio, gli equipaggi fra cui medici e infermieri, e tutte le centrali operative, insomma è un movimento che è in continua evoluzione sempre al fianco dei nostri cittadini della regione siciliana. Il Panatron di Catania è un'associazione che nacque dopo quella fondamentale, il primo club d'Italia è stato il Club di Venezia, che è stato fondato nel 1951. Poi, come ricordava qualcuno, nel 1954 si creò il primo club siciliano a Palermo, fu allora, non per rimanere sempre nell'ambito della Federazione Gioco Calcio, il commendator Sino, come presidente del club di Palermo, che mandò un suo delegato, proprio il dottor Sambognaro, a vedere se c'erano le condizioni per poter fare un club a Catania. E questo club fu fondato poi con l'atto di costituzione che avete anche nella brochure a settembre del 1954. Quindi da lì sono stati, il primo presidente è stato Massimo Simili, giornalista, scrittore, umorista, e dopo di lui si sono succeduti fino alla mia persona 21 presidenti con 21 consigli direttivi. Riesce a interloquire con lo sport e sfruttando sempre ormai, visto che avevamo apprezzato le doti del nostro socio Vittorio Graziano, abbiamo messo in piedi questo splendido meeting nel quale si sono create delle cose straordinarie tra immagini che venivano da tutte le parti del mondo. Abbiamo avuto anzi ospiti proprio degli illustri fotografi internazionali, credo uno brasiliano e uno sempre delle Americhe, quindi in quell'occasione sono state proiettate veramente delle immagini afferenti allo sport di grandissimo prestigio, di grandissimo livello. Festività pasquali in sicurezza, tutte le unità della Polizia di Stato in azione.
Con l'approssimarsi delle festività pasquali sono stati intensificati i servizi di controllo del territorio, disposti con ordinanza del questore di Catania e realizzati sulla base di strategie individuate in seno al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il maggiore afflusso turistico previsto in occasione della ricorrenza religiosa e delle tradizionali gite fuori porta del lunedì dell'Angelo, unite alle criticità derivanti dalla situazione internazionale e dalla perdurante minaccia terroristica, impongono un innalzamento della soglia di attenzione. La Questura di Catania ha infatti realizzato un programma di sicurezza che coinvolge tutte le articolazioni territoriali, dai commissariati sezionali alle volanti alle squadre mobili, che in coordinamento tra loro realizzeranno una rete di monitoraggio sul territorio. L'intensificazione dei servizi, con l'impiego di personale di tutti i comparti della Polizia di Stato, riguarderà anche le principali arterie stradali, le stazioni ferroviarie e l'aeroporto di Catania. I controlli sono stati potenziati anche a prossimità dei luoghi di culto, che in concomitanza delle tradizionali cerimonie religiose saranno meta particolarmente ambita da cittadini e turisti. Oltre 110 milioni di persone sono chiamate alle urne in Russia dal 15 al 17 marzo per eleggere il presidente che guiderà il paese per i prossimi 6 anni. Per la prima volta le urne saranno aperte per 3 giorni, scontato l'esito del voto che con ogni probabilità vedrà vincitore per la terza volta consecutiva il capo del Cremlino, Vladimir Putin, già al potere da 24 anni. Aperti seggi anche all'estero e nei territori occupati dell'Ucraina. L'attuale presidente non ha nessuno sfidante in grado di tenergli testa. Putin si prepara così ad essere riconfermato per un quinto mandato, con la possibilità che venga prolungato ulteriormente per altri 6 anni fino al 2036, come prevede la Costituzione russa. Nel paese e non solo, il presidente russo è riuscito a mettere a tacere qualsiasi tipo di opposizione. Meno di un mese fa la morte sospetta del suo principale oppositore, Alexei Navalny. Solo mercoledì scorso, a 2 giorni dalle elezioni, l'aggressione a Vilnius in Lituania ai danni di Leonid Volkov, collaboratore di Navalny. Nei mesi scorsi la Commissione elettorale centrale russa ha escluso dalla corsa al Cremlino tutti i probabili oppositori. L'ultimo in ordine di tempo, Boris Nadezhdin, il candidato apertamente contrario al proseguimento della guerra in Ucraina. ACI Sant'Antonio, Catania. I carabinieri intervengono di notte e scongiurano le conseguenze più gravi di un principio di incendio presso una residenza per anziani. Una piccola colonna di fumo si era già sviluppata dal locale caldaia, ma nessuno dei presenti all'interno di una struttura recettiva ubicata in via Marchese di Casalotto se n'era accorto. Una pattuglia dei carabinieri della stazione di ACI Sant'Antonio ha subito scorto il fumo che si innalzava dal giardino della proprietà, una struttura che ospita una 50ina di anziani. I militari dell'arma hanno allertato immediatamente i vigili del fuoco di ACI Reale, che hanno provveduto a spegnere le fiamme che stavano prendendo piede e hanno messo in sicurezza l'area. Le autorità di Mosca espandono il loro potere nelle regioni ucraine occupate, avviando le elezioni presidenziali in programma nel fine settimana in Russia. Funzionari russi hanno usato un approccio a bastone e carota per raccogliere le preferenze dei cittadini. I residenti delle città occupate hanno compilato i documenti elettorali direttamente nelle loro case, controllati dai commissari, spesso accompagnati da persone armate. Найчастіше це яким чином уникнути голосування, яким чином буде трактуватися за українським законом, якщо вони все ж таки вимушено поставлять якусь відмітку та проголосують. Як про це проінформувати відповідні українські органи? Порада вона одна. В тимчасовій окупації найважливіше це вижити та зберегти своє життя і здоров'я. Тож примусове голосування чи примусова участь у незаконному процесі це точно не несе для себе відповідальності за законом. Le autorità ucraine hanno fatto sapere che per i cittadini che non sostengono Mosca e sono costretti a votare sotto la minaccia delle armi, non ci saranno conseguenze legali. Differenziata. Nel comune di Caltanissetta riscontrate irregolarità in 24 controlli su 26 complessivi. Appena 2 i controlli risultati regolari sui 26 complessivi effettuati sulla raccolta differenziata a Caltanissetta dagli agenti della Polizia Municipale in collaborazione con gli operatori d'Asti.
I numeri che emergono dal monitoraggio effettuato dal 18 al 23 marzo e di cui Dassi dà conto alla cittadinanza nissena impongono una riflessione sulla necessità di proseguire nei controlli che interesseranno in maniera continua e costante il territorio, ma soprattutto nel percorso virtuoso di sinergia e collaborazione con i cittadini, affinché si giunga finalmente a una corretta differenziazione dei rifiuti. Sono stati recuperati dai sommozzatori i corpi di 2 dei 6 dispersi a causa del crollo del ponte Francis Scott Key Bridge di Baltimora dopo l'impatto della nave cargo Delhi il 26 marzo. Secondo le autorità, i cadaveri di 2 giovani uomini si trovavano in un pick-up a oltre 7 metri di profondità. I 2 operai erano sul ponte per effettuare dei lavori, sono stati trovati intrappolati nel camioncino. Piana di Catania. Lavori sul canale Cavazzini di Palagonia. Schifani. Interventi fondamentali pre-approvvigionamento idrico. Pronti a partire a Palagonia, nel Catanese, i lavori per il risanamento del canale Cavazzini, un'infrastruttura irrigua nella piana di Catania di grande importanza per tutto il comprensorio. L'intervento comprende moduli irrigui che afferiscono sia alla piana di Catania sia a quella di Lentini, per un totale di oltre 21.000 ettari. L'obiettivo è quello di tutelare e modernizzare le infrastrutture che oggi versano in uno stato di diffuso deterioramento aggravato dalle alluvioni del 2018. Sui circa 5 km di canali sono previsti interventi di demolizione e ricostruzione delle parti ammalorate. Si procederà inoltre con il recupero strutturale dei ponti canale esistenti. Sport: Phoenix Ginnastica in Serie B di Ritmica. La Phoenix Ginnastica di Mister Bianco del presidente Bevilacqua Gatino scrive un pezzo di storia nella ginnastica ritmica siciliana, coronando un grande obiettivo la promozione in Serie B per la stagione 2025. Le ginnaste della Phoenix Ginnastica accedono in B da protagoniste indiscusse con il massimo dei punti speciali 90, dopo aver vinto tutte le 3 prove di campionato con un crescendo delle loro performance. Ricordiamo il primo posto del 24 febbraio a Campobasso, la vittoria del 9 marzo a Nocera Inferiore e la vittoria e proclamazione in B avvenuta sabato 23 marzo a Casoria. Questo splendido risultato porta il nome di Franca Chiara, Russo Giorgia, Sciuto Aurora Maria, Casasola Tosca e Lizio Agata, allenate dalle tecniche Bevilacqua Simona e Cufari Giusi.